Si tratta di ampliare la scelta formativa, cioè semplicemente offrire un centro di formazione di arti e mestieri del cinema che non sia di stampo accademico, cioè nel senso che abbia docenti anche che vengono direttamente dal settore. Non è ciò che già c'è e né in competizione con ciò che c'è, ma anzi assolutamente un ampliamento. È semplicemente una cosa che esiste già in città come Roma e Milano, dove il comparto del cinema è cresciuto, e siccome è cresciuto anche a Napoli, perché vediamo le grandi produzioni ospitate qui, vediamo quanto la città insomma racconti attraverso la televisione e il cinema se stessa, si tratta di ampliare la scelta formativa, cioè semplicemente offrire un centro di formazione di arti e mestieri del cinema che non sia di stampo accademico, cioè nel senso che abbia docenti anche che vengono direttamente dal settore e che seguano i ragazzi in una formazione che è assolutamente diretta all'impegno lavorativo. Tutti i vari comparti che vanno dalla regia fino a quelli appunto degli attrezzisti, insomma tutto quello che compone la grande arte di gruppo che è il cinema. È un gruppo spontaneo di artisti del cinema campani che vanno da Tony Servillo a Pietro Marcello, a Paolo Sorrentino, a Nicola Giuliano, quindi produttori, registi, sceneggiatori, tecnici del suono, tutti quelli che semplicemente si rendono conto per esperienza dell'esigenza di questa scuola a Napoli. È qualcosa che manca ancora. Abbiamo scritto una lettera sia al Ministero del MIBAC sia al Ministero dell'Università e chiaramente sollecitando anche il Comune di Napoli che si è reso disponibile alla Regione Campania. Non è ciò che già c'è e né in competizione con ciò che c'è, ma anzi assolutamente un ampliamento. Per esempio noi a Napoli abbiamo l'Accademia di Belle Arti che ha una sezione di cinema e che il 50% delle richieste vengono giustamente respinte perché il corso ha un limite, quindi esiste un numero consistente di ragazzi che rimangono fuori, per non parlare di quelli che vanno praticamente a studiare nelle scuole che noi ci auspichiamo appunto se ne faccia una anche qui nella città di Roma o nella città di Milano. Noi siamo partiti dall'idea di una scuola che sia di completamento professionale, ecco, che come detto sia una scuola che lavori proprio sull'applicazione sul campo del cinema e soprattutto a soddisfare una offerta che oggi è insufficiente rispetto alla domanda. Dovete calcolare che il cinema sta cambiando molto, radicalmente. Un esempio per tutti è la messa in discussione della proiezione nelle sale, eccetera, eccetera, ma non solo. Quindi è importante, altro criterio di questa scuola, adeguarsi a quello che è il cambiamento del cinema. Perché noi abbiamo chiesto, e credo che si debba fare, una scuola anche molto più moderna di quelle che io, per esempio, prima citavo, che sono naturalmente attive da anni, parlo del Centro Sperimentale, parlo della Volonté a Roma oppure della Luchino Visconti a Milano, ma andare anche oltre, perché chiaramente anche quelle, essendo esperienze ormai ultradecennali, vanno ripensate. Bene, perché non ripensare questa cosa anche a Napoli e chiaramente rispondendo ad un'esigenza molto molto naturale della città? Io credo che bisogna mettersi dal punto di vista dei giovani e della loro formazione, allora si capisce bene qual è la nostra proposta. Thank you.